Da un Rossi all'altro, al grande Vasco che irrompe al motor show. Tutti per lui, che risponde giustamente prima al pubblico, poi alle nostre domande. E quell'altro, V. Rossi? L'altro V. Rossi è un tale fenomeno che non si può neanche più, cioè non so neanche più come descriverlo. Io gli voglio molto bene anche come persona, perché così, perché effettivamente ormai ci conosciamo ed è un ragazzo anche eccezionale proprio come persona, umanamente. Sai, Valentino è uno che corre, lo dico sempre con una frase di De Gregorio di una canzone, Buffalo Bill, no? Che diceva in realtà che non è tanto che corre per vincere, corre per essere il migliore, capito? E questa è una marcia in più ancora che lo fa essere appunto quel grande, grande, grande campione che con rispetto per tutti anche gli altri, primo di tutti Max Biaggi, poi anche il grande Capirossi e anche tutti gli altri, però insomma Valentino ha veramente una marcia in più. Seguendo il filo di quella meravigliosa canzone, una delle più belle di tutti i tempi secondo me, che è Un Senso, qual è stato il senso di questa impresa di Valentino vista da Vasco? È stata un'altra dimostrazione di coraggio, perché abbandonare la Honda in quel momento e prendere la Yamaha era una scelta che sinceramente molti probabilmente non avrebbero fatto, molti al suo posto, perché sarebbero stati più comodi. Lui invece voleva dimostrare giustamente di essere il migliore, e che quindi la moto conta senz'altro, ma conta anche chi la guida, conta anche sapersi costruire intorno alla squadra, conta saper comunicare con la squadra anche quella voglia, capito, di fare le cose bene per cui si riesce. Insomma, quest'anno ha veramente dimostrato che lui è veramente un grande, 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 grande campione, ed è una persona anche fantastica, perché è una persona modesta, e la modestia è la forza, secondo me, proprio di quelli più grandi, capisci? Hai detto delle parole mentre mi stavi dicendo queste cose, mi sembrava di vedere te con la band, cioè di creare il gruppo, la squadra, queste cose, e poi c'è il terminale, no? Il grande talento che si appoggia a tutti gli altri e fa conto su di loro, uguale a te. È chiaro, ci vuole sempre dietro. Io ringrazio sempre tutti quelli che ho, e io i migliori che ci sono intorno a me, perché voglio che appunto ci siano i migliori nel loro campo, ma soprattutto gente con cui, capito, ci capiamo, e sono importanti quanto me, anzi sono importanti come quello che fa gol, un po' come la squadra di calcio. Chiaro che c'è quello che fa gol che si nota di più, e quello che invece è dietro si nota meno, però sono importanti tutti.